Terza vittoria in fila, c'è ancora un'altra volta un tuo gol, è il terzo consecutivo anche per te. Insomma, il migliore inizio di stagione che si potesse pensare, alla fine di tutto, personale di squadra, impossibile fare meglio. No, sì, dai, diciamo che è ovvio, si può sempre migliorare, certo. Però comunque anche oggi era importante comunque portare a casa i tre punti, perché in questo campionato ogni partita lo sappiamo che è tirata al massimo. E anche oggi con, tra virgolette, l'ultima in classifica, alla fine ci hanno messo anche un po' in difficoltà. Non è stata una delle migliori partite sicuramente sotto l'aspetto di gioco, però comunque si vedeva che avevamo voglia di portare a casa la vittoria e così è stato. Poi, ovvio, personalmente iniziare tre partite e tre gol penso che ognuno metterebbe la firma, però è importante che la squadra faccia il suo e diciamo che siamo tutti, diciamo, sulla stessa lunghezza d'onda per portare a casa l'obiettivo. Certo, il gol di testa. L'ultimo, nel secondo tempo hai avuto una buona occasione di sì. Qualcosa, no? Sì, diciamo che potevo far meglio, non ho visto il portiere uscire subito, se no probabilmente avrei calciato di prima, però col senno di poi diciamo che si poteva fare meglio, però dai, l'importante è, diciamo, crearsi le occasioni. Comunque oggi anche ne abbiamo avute abbastanza, non solo io ma diciamo anche altri giocatori, quindi l'importante è che ci sono occasioni, perché comunque vuol dire che il gioco c'è e poi ogni partita a sé, magari in un'altra le finalizzi tutte, bisogna essere bravi lì davanti. Dove può arrivare secondo te il Pordenone per come è partito e anche il vedendo anche gli altri avversari, che alcuni stanno un po' faticando per quanto sia solo la terza giornata. Sì, sì, beh, certo, questo non lo so, il tempo ce lo dirà, però comunque noi dobbiamo pensare non a obiettivi a lungo termine. Comunque abbiamo visto anche oggi le partite sono difficili, cioè il campionato è questo, lo conosciamo e dobbiamo preparare come stiamo facendo le partite di partita in partita e cercare di fare sempre meglio e portare a casa sempre tre punti. Tu dove vuoi arrivare? È ancora un cartellino del Torino. Questa per te è una tappa, credo anche fondamentale, dopo due anni. Uno alla fine di tutto positivo alla fine dell'anno scorso, sì. Però questo è un anno fondamentale, credo, per la tua crescita. E anche per Magnaghi, quindi siete entrambi. Sì, sì, no, certo. Però parla per te, insomma. Sì, a livello personale, ovvio, sono qui per far bene, come d'altronde tutti. Cioè, cerco di fare il meglio e di ritagliarmi uno spazio importante per... Non si sa mai cosa verrà nel calcio, poi il calcio ti cambia nel giro di, se non anni, anche mesi. Quindi devo stare sempre concentrato e fare il meglio e mettermi a disposizione della squadra come stiamo facendo tutti.